Il percorso nascita inizia fin dall'inizio della gravidanza, come ci indica il progetto obiettivo materno-infantile. Le figure che si occupano del percorso nascita, i professionisti chiamati appunto in questo percorso, sono l'ostetrica, l'ostetrico e il medico ginecologo, entrambi per quelle che sono le proprie competenze, ma collaboriamo nell'interesse del benessere della donna e del bambino in tutto il percorso. A differenza del passato, proponiamo, come appunto ci indica il POMI, i corsi in gravidanza che iniziano a partire dal terzo mese circa fino ad arrivare al sesto mese. In questi incontri si lavora principalmente su quello che è chiamato decondizionamento culturale, che ha lo scopo di allontanare un po' la persona da quella che è la cultura appresa e ascoltare il proprio corpo, i propri bisogni, anche diciamo, i segnali che arrivano dal bambino in base a quelle che sono le competenze che lui ha all'interno dell'utero, e quindi portare la donna piano piano a sentire questi bisogni per fare delle scelte più autonome e più responsabili. In questi corsi in gravidanza lavoriamo soprattutto su quelli che sono gli aspetti fisici e quindi lavoriamo sull'igiene in gravidanza, come si attuano dei corretti stili di vita. Parliamo anche della sessualità perché fa parte della vita appunto della coppia e quindi lavoriamo anche su questo aspetto. E iniziamo solo a partire dal settimo mese a fare la preparazione al parto vera e propria. In che cosa consiste? Sia nel fare un'attività fisica, perché l'adulto apprende se fa un'esperienza fisica, mettiamo all'interno di questa anche la parte teorica, perché spieghiamo in che cosa consistono questi esercizi e andiamo a toccare anche l'aspetto emozionale. L'adulto apprende se si toccano tutti questi tre canali. Quindi, nei nostri gruppi di preparazione al parto proponiamo ad esempio gli esercizi di stretching e poi anche dei momenti di dibattito su quelli che sono i temi incalzanti dell'ultimo trimestre, quindi principalmente le scelte del luogo del parto, quindi l'ospedale, ma anche la casa maternità o anche la possibilità di partorire a casa con l'ostetrica e oltre a questo anche dell'aspetto del dolore. Le ostetriche non sono contro l'epidurale, ma vorremmo che le donne che la scelgano facessero una scelta realmente consapevole e capire anche che il dolore è un po' il mezzo che permette alle donne di fare l'esperienza e vedere anche non solo l'aspetto fisico del dolore, ma anche l'aspetto emozionale, perché se ci pensiamo, consiste proprio questo percorso nello staccarsi dal proprio bambino interiormente, ma ritrovarlo subito dopo il parto. Un altro aspetto importante è nell'immediato dopoparto l'assistenza che andiamo a fare alle donne, ma non solo nella strutture dove partoriscono, ma anche a domicilio. Quindi, nel momento che le donne ritornano a casa, possono contattare sia i consultori, ma anche le proprie ostetriche, se magari le hanno trovate già nel percorso nascita, perché per avere un'assistenza a domicilio. Quindi l'ostetrica si reca a casa almeno la prima settimana, i primi 10 giorni di vita del bambino, per garantire appunto il sostegno all'allattamento, anche per superare le prime difficoltà che ci possono essere quando la donna torna a casa. Ma il lavoro che facciamo è sì improntato su tutta questa parte, diciamo, informativa di tutto questo percorso, ma principalmente sui quelli che sono il recupero dei valori emozionali, dei valori della coppia, della famiglia, perché riteniamo, cioè, che questo sia uno dei nostri compiti principali.